L'ospite di questa puntata del Taccuino Politico della Campania è Angelo Marino, portavoce del gruppo regionale federato Caldoro Presidente, leader campano di Città Nuove, il movimento del governatore fondato dal governatore del Lazio Renata Polverini. Ecco, Città Nuova, proviamo a tracciare i connotati di questa realtà non proprio nuova ormai. C'ha il suo tempo. Credo ormai più che conosciuta, Città Nuove ha una mission importantissima, riportare finalmente le persone e la politica al centro del dibattito, soprattutto le persone, i territori, la volontà di voler percorrere la politica come quella di una volta. L'idea che la politica è al servizio dei cittadini e non i cittadini al servizio della politica sembra un concetto scontato, parole scontate, sembra quasi che tutti dicano la stessa cosa ma nessuno riesce a metterla in pratica. La Fondazione non è un partito, non vuole essere un partito, vuole semplicemente essere una cassa di risonanza di quelle che sono le idee dei ragazzi, dei giovani, di tanti uomini e donne che non sono assolutamente stanchi della politica, sono stanchi però dei politicanti, di chi la sera dice una cosa e la mattina ne dice tutt'altro. Abbiamo cambiato la prima, la seconda Repubblica, probabilmente ci sarà la terza e la quarta, ma gli attori di questa commedia restano sempre gli stessi. Quando gli attori sono sempre gli stessi, si può cambiare qualche tema, qualche di sostanza, qualcosa, ma sostanzialmente poi alla fine la sceneggiata è sempre la stessa. Noi come fondazione vogliamo creare qualcosa di diverso, vogliamo metterci un po' più di passione, vogliamo metterci temi, vogliamo metterci delle motivazioni diverse, vogliamo spiegare a chi realmente alla fine governa questo paese che probabilmente farebbe bene ad ascoltare un po' di più quello che è la gente, quello che è il territorio, quelle che sono le persone. Perché la politica si può fare solo se ascolti le persone e dalle persone riesci a tirare fuori quello che può essere la vera idea di rilancio di un'economia, di una società, di una socialità. Oggi siamo troppo legati allo spread, troppo legati alla borsa, troppo legati alle speculazioni economiche, ma siamo pochissimo attenti a quello che sono i concetti, che io dico fondamentali per la politica anche. Qua abbiamo bisogno di capire che la famiglia deve essere messa al centro del dibattito anche politico, ed è la famiglia che si comincia, ed è la famiglia che si possono capire realmente le sofferenze delle persone. Oggi abbiamo interi nuclei familiari, mentre prima si riusciva a sostenere anche solo il figlio disoccupato, oggi con la semplice pensione del nonno si deve sostenere un'intera famiglia e si devono sostenere i figli o i nipoti che vanno all'università. I nonni vengono trattati benissimo, perché? Perché la pensione è l'ultima fonte di reddito, e così non può essere. Un paese che si avvia nel terzo millennio, un'Italia che vuole essere protagonista anche in Europa, non può pensare di non regolare con leggi sulla famiglia specifiche, leggi sul quoziente familiare che la Fondazione sta lanciando in questi giorni, a settembre vedrà l'ennesima campagna di informazione. Non si può prescindere da questi che sono secondo noi i cardini fondamentali della vera politica. Noi abbiamo lanciato, rispetto a tutto quello che dicono gli altri partiti tradizionali, abbiamo detto basta questa legge elettorale vergognosa che nomina i deputati e i senatori. Lo dicono tutti, noi l'abbiamo detto, ma siamo scesi anche in piazza. Sono ormai 15-20 giorni che siamo in piazza a raccogliere sottoscrizioni e firme perché vogliamo cambiare la legge elettorale. Si cambia con un semplice emendamento, non è riforma costituzionale, è inutile che diciamo delle stupidaggini alle persone che sono già più avanti di noi. Allora i nostri deputati e i nostri senatori, a prescindere dall'appartenenza politica a questo o a quel partito, prendessero atto che la gente vuole tornare a dire la sua, e per fare questo noi abbiamo messo in campo il gazebo, fino al 14 saremo per le piazze, abbiamo raccolto migliaia di firme, le porteremo al Presidente della Camera e porteremo probabilmente come segno di partecipazione anche le nostre magliette sudate, perché andiamo in giro a raccogliere firme con il gazebo a 40 gradi all'ombra. Questo è un sacrificio che la politica sta facendo, che la Fondazione sta facendo e che ne renderà e ne vuole essere resa conto di quello che sarà poi la decisione successiva. Noi le cose le diciamo e le facciamo. Ecco, una Fondazione Città Nuove che si colloca comunque nell'area di centrodestra, i rapporti con il PDL, Città Nuove intende essere l'anima critica del PDL?
Guardi, noi vogliamo essere semplicemente la fondazione. Noi non siamo di centrodestra o di centrosinistra, sono concetti che vanno un po', sono antiquati. Si può ritornare al vecchio concetto di centrodestra e centrosinistra probabilmente quando sarà ristabilita quella pace sociale che attualmente non c'è. Oggi noi abbiamo una mission diversa, noi dobbiamo dare un senso alla politica perché altrimenti ne saremo tutti quanti travolti. Oggi anche un semplice consigliere comunale di un piccolissimo comune d'Italia eletto per la prima volta agli occhi della gente già vecchio della politica, perché la politica ormai comincia, si è assuefatta a quel palazzo, in termine metaforico, che non dà più risposte. Noi non vogliamo essere schierati sul centrodestra e centrosinistra, noi possiamo essere critici nei confronti del PDL o anche critici nei confronti del PD, non ci riguarda la partita in questo momento, la nostra partita è tutt'altro, la nostra è mettere in moto un nuovo senso della politica che poi va riportato agli antipodi. E se il vecchio senso di far politica. La politica veniva fuori una volta in un modo passionale, in un modo vero, si facevano delle battaglie, giuste o sbagliate che siano, non è importante, l'importante è che la gente era coinvolta nei processi di cambiamento della società. Oggi la gente non è coinvolta, oggi la mattina ti alzi semplicemente per vedere se in televisione lo spread è sopra i 500 punti o sotto i 500 punti, perché da lì dipende solo se paghi di più la benzina o paghi di più il pane. Nessuno si preoccupa che spesso anche con lo spread sotto i 400 punti c'è chi il pane o la benzina non la può mettere. Quindi il punto è riportare il dibattito politico al centro, riportare la famiglia al centro, riportare la socialità al centro, e su questi temi siamo disposti a confrontarci con chi vuole confrontarsi, che possa chiamarsi PDL, possa chiamarsi PD o liste civiche che nascono. È un problema poi di collocazione che si vedrà in modo successivo. Io penso che la gente oggi abbia bisogno di altro, probabilmente se ne frega se sei di centrodestra o di centrosinistra, vuole sapere di dove sei. Hai detto prima un welfare fondato sulle pensioni dei nonni. Intanto è partito lo spending review, si tratta in realtà di una vera e propria ennesima manovra. Io sono sicuro che è così, ne parliamo tanto, poi cominciassero a dire e a parlare in italiano, perché il problema serio, quando io penso che quando la politica, quella burocrate, quella burocratizzata, quella che ha voglia di fregarti, comincia a usare una lingua che non è quella nazionale, significa che stanno creando semplicemente l'ennesima volta, l'ennesimo bubone per distrarre le persone su quelle cose che magari sono più importanti. Noi dobbiamo cominciare a capire che la spesa va razionalizzata, gli eccessi vanno razionalizzati, ma il minimo necessario per un paese civile deve essere dato. A me hanno impressionato in un modo incredibile i dati pubblicati l'altro giorno sui giornali relativi alla disoccupazione giovanile, ma quello che mi impressiona ancora di più è che tutta quella massa di giovani, considerate che siamo intorno al 52% dei giovani che non lavorano e che sono la maggioranza in questo paese, che potrebbero determinare un Parlamento eletto di solo giovani che non lavorano, ma questi giovani non ci sono, non c'è un dibattito su queste persone non si sono organizzate, non partecipano a quello che è un movimento importante, e allora mi preoccupa non poco il pensiero di una assuefazione al detto napoletano a così addei. Io non credo che così debba andare. Lavoriamo perché così non debba essere e spero e mi auguro che questa nostra nuova forza propulsiva che ci dà la possibilità di essere presenti, io dico inizialmente nella regione Lazio e poi nella regione Campania, ma credo sempre di più, visto quello che le adesioni che stiamo avendo sullo scenario nazionale, io credo che la Presidente Polverini e tutto il gruppo dirigente Ronghi, Cetica, Zoroddu, lo stesso io qui in Campania, possiamo tutti quanti proporre all'attenzione nazionale questa nuova forza propulsiva di mettere in moto finalmente la politica, e lo facciamo dalle cose semplici, e su questo sono sicuro e convinto che quando si parla di un linguaggio semplice, si parla alla gente con il linguaggio comune, la gente capisce molto meglio e segue se realmente tu vuoi barare o meno. Credo che noi non vogliamo barare in questa partita, anzi ne sono sicuro che qualcun altro vuole giocare qualche partita probabilmente a carte nascoste. Noi non abbiamo scheletri nell'armadio e non abbiamo carte nascoste, le nostre carte sono sul tavolo e con quelle giochiamo. Bene, buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione. Taccuino Politico della Campania come sempre tornerà domani alla stessa ora.